Era il 1993 ed ero una matricola universitaria. Un mio amico mi propose di prendere una casa insieme. Così, dopo qualche ricerca, ne abbiamo trovata una ad un prezzo ragionevole. Era un appartamento con due camere da letto, non lontano dall'università e dal nostro lavoro. Lavoravamo anche nello stesso posto. Dopo aver firmato il contratto di locazione, prima che ci trasferissimo, mi chiese se fossi d'accordo se anche sua cugina venisse ad abitare per un breve periodo con noi. Quello fu il primo campanello d'allarme. Gli dissi che non c'era spazio per lei, visto che l'appartamento aveva soltanto due camere da letto. Insistette, dicendomi che lui avrebbe dormito sul divano e che lei, invece, nella sua stanza. Contro ogni mia volontà ho ceduto e gli ho detto che andava bene, ma alla fine si sarebbe stancato di dormire sul divano e non avrei rinunciato di certo alla mia stanza. Ci trasferimmo e circa una settimana dopo lei si fa viva. Mentirei nel dire che la ragazza non fosse attraente. Appena trasferitasi, trovò un lavoro e per la prima settimana tutto andò bene. Poi, il mio amico, un giorno, viene da me e mi dice che sua cugina aveva una cosa per me. Ora, anche se pensavo fosse fottutamente sexy, sapevo che era meglio non farmi coinvolgere da una coinquilina in certe cose. Dissi al mio amico che non sarebbe successo nulla. Passarono altre 2 settimane ed entrambi, senza alcun motivo valido, smisero di lavorare. Si licenziarono senza averne un altro di riserva. A quel punto ero l'unico in quell'appartamento a lavorare e l'unico che avrebbe pagato l'affitto. Non avevo idea di come avrebbero fatto a trovare i soldi per pagare la loro quota per il mese successivo. Durante la 3ª settimana le cose presero una brutta piega. Dal momento che non dovevano lavorare o andare a lezione, uscivano tutte le sere e si ubriacavano. Poi tornavano a casa e dormivano tutto il giorno. Una notte mi sveglio nel pieno del sonno. Avevo la sensazione di essere osservato. Trovai lei sul mio letto, che mi fissava mentre dormivo. Non sono sicuro se volesse uccidermi o fare sesso con me, ma era inquietante. Se ne stava sdraiata lì a fissarmi. L'ho prontamente rimandata nella sua camera da letto e ho chiuso a chiave la mia porta. La mattina dopo mi alzo per prepararmi al lavoro e quando vado a farmi la doccia noto che mancavano tutti gli asciugamani. Chiedo al mio amico che diavolo fosse successo ai miei asciugamani. Mi rispose dicendomi che lei era andata in bagno nel cuore della notte e li aveva presi tutti. Così vado nella sua stanza a riprenderli e lei inizia ad urlarmi contro, sbattendomi la porta in faccia. Da quel momento in poi diventò una pazza in piena regola. Iniziò a rubare roba dalla mia stanza quando io non c'ero. Un giorno mi ha lanciato un contenitore di latte addosso. Ero l'unico a comprare i generi alimentari. Così dissi al mio amico che non avrebbe funzionato in questo modo e che non avevo intenzione di restare a casa con lei. Gli chiesi di andare insieme dal padrone di casa per vedere cosa si poteva fare per l'affitto. Il padrone di casa diventò il mio salvatore nel momento in cui mi propose un nuovo contratto di locazione in un altro dei suoi appartamenti. Ero felice perché il mio incubo stava volgendo al termine. In quello stesso giorno, mentre impacchettavo le mie cose, lei entrò nella mia stanza. Aveva uno sguardo vuoto, privo di emozioni. Le chiesi cosa stesse cercando e lei, all'improvviso, avvicinandosi a 10 centimetri dalla mia faccia, mi puntò un coltello alla gola, dicendomi che se me ne fossi andato l'avrei pagata cara. Terrorizzato a dir poco, le urlai che se non mi avesse lasciato in pace l'avrei denunciata. La ragazza non era in sé, sembrava sconnessa dal mondo reale. Finalmente, dopo un paio d'ore, riuscì ad andarmene da quel posto. Non passò molto quando venni a sapere che la cugina del mio amico aveva trovato un ragazzo con cui dormire, portandoselo in casa.
sicuramente per fargli pagare l'affitto. Alla fine, dopo un paio di mesi, sono stati tutti arrestati e cacciati dall'appartamento per aver prodotto metanfetamina. Io non so in quale guaio mi sarei cacciato se non avessi preso la decisione di andarmene. Ed è per questo che ho voluto condividere con voi questa storia, per mettervi in guardia da queste persone. Ogni volta che mi chiedono se ho paura dei fantasmi o dei demoni, io rispondo che i veri mostri si nascondono in corpi che la società moderna definisce normali. Quello fu il mese più pazzo della mia vita, e a parte mia moglie, l'unica volta in cui ho avuto una coinquilina. Ho avuto alcuni compagni di stanza quando vivevo nei dormitori durante il mio primo anno universitario. Erano brave persone, tutto sommato, e abbiamo passato dei bei momenti. Ma come per quasi tutte le esperienze universitarie, la maggior parte di noi era a posto, tranne un ragazzo, a cui piaceva bere. Molto. Una notte sono tornato a casa verso le 3 del mattino e ho trovato il nostro coinquilino ubriaco in piedi sopra uno dei letti dell'altro nostro coinquilino. Lo fissava goffamente come uno zombie. Potrei dire che si era intonacato per bene perché dondolava in silenzio nel buio. Onestamente era un po' inquietante, quindi l'ho chiamato in un sussurro. Michele! Giro la testa verso di me in modo rapido, oscillando tutto intorno, e lentamente alzò il dito davanti alla bocca e mi fece... Tenne il dito lì per qualche altro secondo e mormorò... Fanculo. Se potessi dipingere velocemente un'immagine della scena e di com'era Michele... Anche Roberto. Capiresti il perché la situazione era un problema davvero enorme. Erano uno l'opposto dell'altro. Michele era uno sportivo, un ragazzo basso e magro, con i capelli lunghi e un'attitudine da strano. Roberto, d'altra parte, è cresciuto in una fattoria ed era sostanzialmente più grande e anche più in forma di Michele, che non aveva mai scopato. Roberto era serio, un tipo molto serio, sempre. Ora, Michele doveva averlo già tirato fuori senza che me ne accorgessi, perché era pronto a sparare senza che io mi rendessi conto di cosa stesse succedendo. Tutto quello che sentii era il rumore dell'acqua che colpiva un panno. Ed è stato allora che l'ho visto. Michele aveva cominciato a pisciare addosso a Roberto, che fino a quel momento dormiva profondamente. Roberto, svegliandosi con quella che pensava fosse solo acqua, si rese presto conto di cosa stava succedendo e saltò giù dal letto, afferrò Michele, che fino a quel momento stava ancora facendo pipì su di lui. Lo gettò dall'altra parte della stanza, lontano dalla parete. Sembrava una dannata bambola di pezza che rimbalzava sul muro, colpendo la scrivania sotto e poi a terra. Ed è qui che inizia il soprannaturale. Michele iniziò a dire cose senza senso, in una lingua incomprensibile. Lo stesso Roberto impallidì a quella visione. Poi si avvicinò alla finestra, aprì le ante e un freddo gelido pervase l'intera casa. Michele ci guardò fisso negli occhi, ad uno, continuando a dire parole incomprensibili. Si voltò e mentre stava per lanciarsi dalla finestra, Paolo, l'altro nostro coinquilino, riuscì appena a trattenerlo per un braccio, prima che si buttasse sotto. Come se non bastasse, tutte le finestre, persino la porta principale di casa, si spalancarono completamente. Il giorno dopo ne parlammo con Michele, che non ricordava più nulla.
però non si sorprese della cosa, anzi, ci confidò che lui spesso comunicava con gli spiriti. E quel giorno uno di loro gli disse di bere più del solito e di farla finita. Michele aveva problemi in famiglia. Forse gli spiriti non c'entrano nulla in tutto ciò. Forse i disagi familiari gli hanno rovinato la vita. A volte gli errori dei genitori ricadono sui figli. All'inizio di febbraio di quest'anno, un nuovo ragazzo si è trasferito nella casa universitaria nella quale vivo da ormai 3 anni. Finalmente avevo un nuovo coinquilino. Lui si svegliava sempre alle 4 del mattino o tornava a casa veramente tardi. Quella volta tornò a casa dopo le 6 del mattino. Accese la luce e io, infastidito, mi sono svegliato dicendogli qualcosa come: «Ehi, amico, che diavolo fai?» Non ha detto una parola. Mi ha semplicemente ignorato ed è tornato a dormire. Ho pensato che fosse ubriaco o qualcosa del genere. D'altronde, a 23 anni, e considerato il suo stile di vita, c'era da aspettarselo. Quella mattina era più strano del solito. Il suo comportamento, insolito, mi costrinse a pensare quale fosse il motivo di tale atteggiamento. Non si era mai comportato così come quella volta. Nel momento in cui mi sono alzato dal letto, si è avvicinato e mi ha spinto con forza sul letto, nonostante l'enorme differenza di peso. Pesava circa 70 kg e io attualmente ne peso almeno 100. Voglio dire, fisicamente non sarebbe stato in grado di farmi un cazzo. Eppure era riuscito a farmi cadere sul letto, nonostante il mio vantaggio di peso di circa 30 kg. Ovviamente, dal momento che non era stato in grado di farmi molto male con la sua spinta, d'istinto mi alzo e lo spingo con fermezza lontano da me. Ed è stato allora che afferra un fottuto coltello e inizia a ridere. Quella sua risata suonava in modo disumano. Ne ricordo ancora oggi il suono tetro e inquietante. Potrei dire che non stava bene mentalmente. Forse il suo stato mentale era alterato non solo dall'alcol. Ha cercato di accoltellarmi, ma sono stato in grado di schivarlo. Alla fine mi ha fatto male tagliandomi un po' il braccio. È allora che mi sono arrabbiato. Gli ho dato un pugno sullo stomaco, poi in faccia. Alla fine, stordito, è caduto a terra ed è stato allora che ho chiamato la polizia. La cosa che ancora oggi non capisco è il motivo del suo atteggiamento. Prima di quel giorno non era successo mai niente di male tra noi. Era un ragazzo gentile ed educato. Forse quella notte avrà usato qualche sostanza che in qualche modo avrà alterato la sua psiche. In quello stesso giorno è stato portato prima in ospedale e poi in una clinica psichiatrica. I suoi genitori si sono scusati molto con me per il suo comportamento e non so che fine abbia fatto. Ora sono in stanza con un altro ragazzo. Quello che ho imparato da questa vicenda è che a volte le apparenze ingannano e che bisogna sempre stare allerta quando si condivide una casa con qualcuno.